Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Nonostante il MES sia passato, la riforma del MES, sia in Parlamento che in Senato, quindi Conte andrà in Europa a dire sì, il mio paese c'è per la riforma del MES, la ferita resta aperta perché nel Movimento 5 Stelle e anche in Forza Italia sono stati numerosi i ribelli che hanno cercato di votare, anzi, che sono andati contro le linee guida del proprio partito e hanno cercato di ostacolare la riforma del MES. Molti di Forza Italia e molti del Movimento 5 Stelle, sia alla Camera sia al Senato. E quindi Crimi non è l'incantevole Crimi degli anni 80 al cartone animato, ma il capo politico del Movimento 5 Stelle minaccia delle sanzioni ai dissidenti. Beh, realmente, voi sapete che il Movimento 5 Stelle non può espellere più nessuno perché i numeri non ci sono, per esempio, già in Senato. La maggioranza non è più maggioranza da tempo. Ma il problema è un altro, che ci sono, ad esempio, già quattro deputati del Movimento 5 Stelle che se ne sono andati, lo vedremo nel prossimo video. Non sono i quattro eurodeputati, ma quattro deputati italiani che hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle in aperto scontro su questa votazione che ha fatto praticamente cancellare l'ultimo, forse l'ultima missione che avevano i parlamentari dei 5 Stelle. Verso l'elettorato. I leghisti non la prendono bene e Claudio Borghi liquida sprezzantemente gli ex alleati. Rinneghiamo qualsiasi valore, questa gente con me ha chiuso, piuttosto parlo con il PD. Beh, intanto voi sapete che il Movimento 5 Stelle esce con un sospiro di sollievo, salvato lo stipendio. È riuscito ad evitare appunto la fine del governo con la fine anche dell'accredito ogni 30 giorni. Ma pensavano ci fosse una defezione di massa su questo MES, che in realtà ai 5 Stelle del MES non gliene fregava niente, gli interessava più che altro mantenere lo stipendio, come dicevamo. Ma ci sono stati 25 deputati e una decina di senatori. Più che altro 9 al Senato non si sono presentati e 2 hanno votato no, quindi 11 al Senato e 25 alla Camera dei Deputati che hanno votato contro o non hanno partecipato, sono usciti dall'aula o non si sono proprio presentati. Tanto che Vito Crimi minaccia delle sanzioni che poi difficilmente ci saranno. Quindi ormai il Movimento 5 Stelle si è ridotto alle minacce. Minacciano il PD e poi fanno passare la riforma del MES. Minacciano il PD e poi fanno passare l'immigrazione, la cancellazione dei decreti immigrazione di Matteo Salvini. Quindi anche qui minacciano sanzioni che poi non ci saranno. Nel codice etico si parla di rispetto del principio democratico di maggioranza. Chi ha votato contro si prende le sue responsabilità. Il Movimento 5 Stelle è un'associazione politica solidale, non è un'azienda, dice Rocco Crimi, detto Vito, ma il Movimento 5 Stelle è un partito, il movimento è solo il nome, è un partito come tutti gli altri, sull'orlo di una crisi di nervi, probabilmente, o è già in una crisi di nervi. Tutto quello su cui era stato costruito non c'è più, è stato distrutto, annientato. Quindi ormai il Movimento 5 Stelle si basa su che cosa? Si basa sul mutuo del parlamentare. Un grillino andato via qualche tempo fa dai 5 Stelle diceva: questa è una repubblica democratica fondata sul mutuo del parlamentare. Cioè tutto è fatto per il mantenimento, il conseguimento prima e il mantenimento dopo del posto di lavoro. Ad esempio, quali sono i temi identitari del Movimento 5 Stelle? La TAV, la TAP, l'ILVA, il MES, tutti assolutamente disattesi, il 100%. Anche sul MES bisogna piegarsi alla ragione di governo, cioè alla ragione dello stipendio. E beh, insomma,
si sono divisi tra chi brandisce l'arma della purezza ideologica e la maggioranza che si esercita nella difficile arte della mediazione. Ma al Senato Barbara Lezzi, con la fronda di cui fa parte, fa rientrare la sua protesta, forse per evitare sanzioni che impedirebbero l'entrata nel nuovo organismo collettivo. Intanto Nicola Morra, Elio Lannutti, tutti questi personaggi curiosi del Movimento 5 Stelle, tutti rientrano nei loro ranghi. E beh, Di Battista si è precipitato in un silenzio rumoroso, perché evidentemente vuole evitare lo strappo per continuare la battaglia da dentro. Lui vuole partecipare. Come Jeb Gambardella, lui non vuole partecipare soltanto alle feste, no, lui vuole partecipare a quell'organo direttivo, e quindi se adesso si mette contro, poi non lo chiamano più, no? Le faremo sapere, anche perché lui non può entrare di diritto in questo organo direttivo del prossimo, della direzione, no? Quella sorta di capo politico diviso in 5-6 persone. Lui vuole far parte di queste 5-6 persone, quindi non può dire niente, se no in altri tempi avrebbe sparato insulti a raffica, no? E paranoie a grappolo. Ma in questo caso lui, zitto zitto, in questo silenzio, spera della chiamata. Luigi Di Maio si propone come paciere e in ultima istanza come punto di riferimento della nuova governance. Ecco, lui si pone, a lui del MES non gliene è più fregato niente, l'importante era mantenere il potere, e adesso si propone anche come punto di riferimento della governance per la spesa e il controllo di quei 209 miliardi. Quindi si propone come paciere tra le varie anime e punto di riferimento per il futuro. Questo per farvi capire che a Di Maio di quello promesso all'elettorato non gliene frega niente. Nulla, è solo intento a capire il suo futuro politico, cioè se no, se lui adesso con la clausola del secondo mandato finisce il governo, che fa? Va a casa a 35 anni, che fa secondo voi? La pensione gli arriverebbe a 65, 35, 45, 55, 65, tra 30 anni gli arriverebbe la pensione. Cosa va a fare Gigino Di Maio il Grande in questi 30 anni? E beh, quindi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nell'altro canale di YouTube, Tele Italia e Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.